La Grande Guerra, di cui nel 2014 ricorre il centenario, fu un evento tragico che segnò profondamente la storia europea e indelebilmente anche il destino del territorio del Trentino Alto Adige. Una storia di dure prove e di sacrifici, la cui memoria occorre preservare. Una memoria che passa anche attraverso le circa 80 fortificazioni costruite in Trentino dall'Austria al fine di rafforzare il confine con l'Italia dopo la perdita del Lombardo-Veneto. In questo video, realizzato con una particolare tecnologia aerea che consente di registrare passaggi ravvicinati, vengono presentati 10 forti presenti in Trentino. Alcuni ristrutturati, altri rimasti come ruderi a perenne testimonianza della drammaticità di quel conflitto. Le immagini di ogni forte sono accompagnate da una scheda descrittiva che ne ripercorre la storia e le funzioni assunte nel corso della Grande Guerra. Costruito tra il 1909 e il 1912, Forte Belvedere aveva come compito principale la sorveglianza della Val d'Astico. Venne posto su un contrafforte roccioso a 1177 metri e si trovava circa a metà del sistema difensivo degli altipiani, con l'osservatorio di Spitzwezena, Forte Verle e Forte Campo di Luserna ad est e i forti Kerle, Sommo Alto e Dosso delle Somme ad ovest. La sua posizione dominante fece sì che ben presto esso si fregiasse del motto «Per Trento basto io». Per la sua costruzione venne fatto un largo impiego di calcestruzzo, rinforzato da enormi putrelle di ferro, oltre alla tradizionale pietra ricavata da cave e maestranze locali. Forte Belvedere viene considerato come l'opera simbolo dell'era Conrad, il comandante militare che volle prepotentemente la realizzazione della cintura d'acciaio degli altipiani, e il più convinto sostenitore della necessità di una guerra preventiva contro il Regno d'Italia. La fortezza era costituita da una grande casamatta principale disposta su tre piani che ospitava le camerate e tutti i servizi necessari per i 220 soldati della guarnigione, tre blockhausen avanzati muniti di mitragliatrici protette da scudi blindati e collegati al forte da camminamenti sotterranei, una batteria di tre obici M09 da 10 cm in cupole corazzate girevoli, che ne costituivano l'armamento principale. L'opera era dotata di collegamento ottico con gli altri forti della zona, oltre che provvista di cavi telefonici corazzati che la mettevano in comunicazione con Trento. La sua caratteristica più evidente è quella di essere stata letteralmente affondata nel terreno, migliorandone la mimetizzazione e le capacità di resistenza. Sul Monte Brione sono presenti ben quattro opere costruite a partire dagli anni 80 dell'Ottocento fino ai primi del Novecento. Tale rilievo ricopriva un importantissimo ruolo nei piani del genio militare di Riva, visto che la sua altezza consentiva di mantenere sotto controllo tutto il territorio circostante, a partire dal lago di Garda per arrivare alla valle del Sarca. La batteria di mezzo venne costruita tra il 1898 e il 1900, a breve distanza dal forte San Alessandro, o Batteria Nord. Innanzitutto per la struttura si fece larghissimo uso di calcestruzzo, soprattutto per la copertura, rinforzato con putrelle di ferro. All'esterno, sui muri perimetrali, era presente un elegante paramento di granito. La parte frontale della fortezza era inclinata a circa 45 gradi, in modo da deviare eventuali colpi nemici. Era progettato infatti per resistere a colpi fino a 150 mm di calibro, un valore notevole per l'epoca.
L'armamento principale era costituito da 4 cannoni da 12 cm M80 in cannoniere corazzate a feritoia minima. La presenza della spessa corazzatura in acciaio ha determinato la loro demolizione da parte dei recuperanti. Il compito del forte era quello di tenere sotto controllo l'area di Nago e l'Oppio, oltre che la piana di Torbole. Nel 1915 venne anche realizzata una lunga galleria sotterranea che conduceva a degli osservatori collocati a strapiombo sulla parete est del Brione. La guarnigione era costituita da 2 ufficiali e 114 uomini. Si tratta di una delle prime realizzazioni del genio militare di Trento, in quanto venne costruito subito dopo la fine della Seconda Guerra d'Indipendenza, tra il 1860 e il 1861. Il nome del forte è improprio. In effetti è più corretto parlare di tagliata stradale, dato che esso sorgeva immediatamente sopra la strada che dalla Valle dei Laghi conduce a riva. Naturalmente il suo compito principale era quello di bloccare eventuali infiltrazioni nemiche da ovest, sia per proteggere il capoluogo che per evitare che la ferrovia del Brennero, completata proprio in quegli anni, cadesse in mano italiana, compromettendo la resistenza delle fortezze del quadrilatero veneto. La tagliata venne realizzata all'inizio del canyon scavato dal torrente Vela, un punto che aveva visto sanguinosissimi combattimenti durante le guerre napoleoniche, e che era considerato un baluardo difensivo per la città. La costruzione principale presenta una pianta regolare e geometrica e una particolare forma a ponte, organizzata su 2 livelli. Mentre al piano inferiore erano presenti alcuni locali di servizio, al secondo piano era schierato l'armamento principale, costituito da 3 cannoni da 9 cm M75 in affusto scudato. Nella parte superiore era presente un cortile, alle cui spalle erano collocate le latrine, le cucine e l'alloggio del comandante. Da qui partiva una carreggiabile che conduceva al forte Dos di Sponde. Suggestive per posizione le caserme di alloggio e il posto di guardia, disseminate nella forra del torrente. Una sorgente poco distante forniva acqua alla guarnigione, piuttosto ridotta, visto che era limitata ad un ufficiale e 55 soldati. La fortezza si trova in una suggestiva posizione nella Valle del Chiese, sul territorio del comune di Praso. Essa venne costruita negli anni dal 1883 al 1890 ed è uno dei primi esempi dei Gebirgsfort, o stile Vogel, dal nome del colonnello Julius Vogel, il quale introdusse in Tirolo alcune significative innovazioni strategiche e architettoniche. Innanzitutto, a differenza di alcuni forti solitari precedenti, Verkkorno era progettato per difendere la Val Giudicarie in coordinamento con il Forte Cariola, costruito sul versante opposto della valle, secondo uno schema detto a tenaglia. Il forte ha un'imponente volumetria di 18.000 metri cubi, per un totale di 53 vani. Data la particolare conformazione orografica, si sviluppa su ben 6 livelli, seguendo lo sperone roccioso sul quale è costruito. Verkkorno disponeva di 3 cupole armate e 2 osservatorio. Inoltre, come negli altri forti dello stile Vogel, anche il corno introdusse per l'armamento principale i cannoni da 12 cm M80 in casamatta a feritoia minima, corazzata mediante una calotta semisferica di acciaio. Si trattava di una soluzione migliore rispetto alle scudature dei forti precedenti. Ciò consentiva di poter inclinare le murature dei fronti di combattimento, diminuendo la sagoma offerta al nemico e al tempo stesso di migliorare la resistenza della struttura fino a colpi di 150 mm di calibro. Era dotato di una propria cisterna e di scorte alimentari per poter resistere sotto assedio, oltre che di apparati di comunicazione ottica e telefonica. Il forte si trova sul fondovalle delle Giudicarie esteriori,
subito dopo la confluenza del fiume Adana col fiume Chiese, a circa 700 metri di quota. I lavori di costruzione vennero intrapresi nel 1860 per controllare la strada proveniente dal Bresciano e vennero conclusi, analogamente ad altre opere coeve, nel giro di 2 anni. La pianta aveva una particolare forma a L con i 2 lati, verso sud e verso valle, articolati su un solo piano. Il corpo principale presenta peraltro un soffitto più alto, dovuto alle differenze di quota del terreno dove poggia. Il forte, di dimensioni piuttosto importanti, copre ben 900 metri quadri, presenta una piccola corte fortificata che anticipa l'ingresso vero e proprio. Lo spessore delle murature raggiungeva i 2 metri nella parte anteriore, per diminuire invece fino ad 1,30 metri sulle parti posteriori. La copertura aveva un riporto di terra pensato per attenuare gli effetti delle schegge di granata e raggiungeva i 2,50 metri al colmo del tetto. L'armamento era imperniato sui consueti cannoni da 15 cm M61 in bronzo, di cui erano presenti 4 esemplari. Il parco di artiglieria venne costantemente rinnovato negli anni successivi, così come i locali vennero sottoposti a più riprese ad interventi di restauro e rinforzo. Era prevista una guarnigione di 3 ufficiali e 122 uomini. L'approvvigionamento idrico era garantito da una cisterna, mentre un vano era adibito alla conservazione delle scorte alimentari. Esso, insieme agli altri forti dello sbarramento di Lardaro e al forte d'Ampola, venne interessato dalle operazioni militari garibaldine del 1866 e mostrò buone doti di resistenza. Venne costruito negli stessi anni dei forti adiacenti, a partire dal 1908, e i lavori si conclusero nel 1912. Venne posto in posizione dominante a quota 1549 metri sulla dorsale che collega la Val d'Astico e la Val Torra. Analogamente alle prime realizzazioni degli altipiani, presenta una forma triangolare che consentiva di introdurre una certa separazione tra gli ambienti di combattimento, dove erano posti gli obici in cupola corazzata, e quelli di alloggio. Per la verità, sull'angolo a nord, questi 2 ambienti si incontravano, mettendo così a rischio l'integrità delle aree di acquartieramento. In effetti, nel corso dei primi giorni del conflitto, dal 24 al 28 maggio 1915, venne violentemente bersagliato dal soprastante Forte Verena e da numerose batterie italiane di grosso e grossissimo calibro. Si calcola che in 4 giorni venne colpito da circa 5.000 proiettili, circa 1 al minuto. L'incessante tempesta di ferro e di fuoco provocò gravissimi danni alle strutture e il crollo di una delle cupole, ma sottopose anche la guarnigione ad un grave stress. Fu così che il comandante Nebesar, in preda ad una crisi nervosa, decise di alzare bandiera bianca. Ciò provocò la reazione dei forti amici e dei presidi di volontari presenti nelle vicinanze. La bandiera venne tolta e il comandante destituito prima che il forte, e quindi tutta la linea, potesse cadere in mano nemica. Forte Pozzacchio, chiamato ufficialmente anche Verk Val Norbia, dal nome del paese che sorge nelle vicinanze, si trova alle pendici del Monte Pasubio, in Vallarsa. Nel 1915, allo scoppio delle ostilità, non era però ancora stato completato. Pur essendo in una posizione formidabile, venne occupato dalle truppe italiane il 3 giugno 1915, in seguito alla ritirata strategica austriaca, ma fu poi riconquistato da essi nel 1916, nelle prime fasi della Strafexpedition. I lavori vennero intrapresi nel 1912 e introdussero un'innovazione fondamentale rispetto alle costruzioni precedenti e soprattutto a quelle della cintura di acciaio degli altipiani di Lavarone e Serrada, la costruzione interamente in caverna. Il forte, in effetti, è ricavato all'interno di un promontorio roccioso a sud-est del paese di Pozzacchio, nel territorio comunale di Trambileno.
Solamente il cofano di Gola e i pozzi per le due cupole corazzate girevoli per obici sarebbero stati realizzati in calcestruzzo rinforzato da putrelle di ferro, mentre per il resto della struttura si confidava nella resistenza della roccia. Il forte è dotato di intricate gallerie interne, depositi, alloggiamenti, camminamenti protetti e postazioni di tiro esposte sulla valle. Esso si sviluppa su due livelli collegati da scale in calcestruzzo armato. Un terzo livello più profondo invece era stato previsto, ma venne solo abbozzato. All'interno vi era anche un complesso sistema di canali e vasche che permetteva la raccolta dell'acqua piovana, anche se il forte era dotato di un proprio acquedotto costruito appositamente. Forte Strino venne edificato tra il 1860 e il 1861 su un'altura ad una quota di 1538 metri, posta a controllo dell'ultimo tratto della strada che conduce al passo del Tonale. La zona venne scelta per proteggere il fianco occidentale del Tirolo dopo la cessione della Lombardia a seguito della Seconda Guerra d'Indipendenza, 1859. La struttura presenta un'originale pianta semicircolare articolata su due livelli. Il primo piano era dotato di tre postazioni, che divenivano quattro al secondo, orientate verso la strada di Valico. Oltre alle casamatte, il forte aveva numerose feritoie per la difesa ravvicinata. Al corpo principale venne collegato in un secondo tempo un posto di guardia sul livello stradale, messo in comunicazione con il corpo principale attraverso una poterna, galleria corazzata. Naturalmente, per la costruzione venne utilizzata la pietra locale, mentre l'uso del più costoso calcestruzzo venne limitato alla poterna e alla tagliata, costruite ai primi del Novecento. Si tratta di una fortezza di limitate dimensioni e relativamente economica. Il forte era progettato per essere autosufficiente in caso di assedio, ipotizzando una resistenza fino a 15 giorni sotto assedio. Era quindi completo di cisterna per l'acqua potabile, forno per il pane e scorte alimentari, infermeria, generatore di corrente elettrica, segnalatore ottico e linea telefonica per comunicare con gli altri forti e con la stazione centrale di Malé. Le notizie sul Forte Tenna sono poche e frammentarie. La costruzione dell'opera avvenne tra il 1884 e il 1887. Si tratta di una delle prime realizzazioni facenti parte del cosiddetto stile Vogel. La pianta viene definita nei documenti deltoid form, a delta, poiché risulta spezzata in tre tronconi principali. Il forte aveva il compito di bloccare l'accesso alle truppe nemiche provenienti dalla Val Sugana, insieme al forte Colle delle Benne. Esso era armato con ben 8 potenti cannoni da 12 cm M80 in casamatte rivestite da una corazza di acciaio, spessore 14 cm, mentre sulla copertura trovavano posto due mortai da 15 cm in cupole girevoli d'acciaio. Quattro mitragliatrici M93 completavano la dotazione, insieme a quattro riflettori ad acetilene da 25 cm. La guarnigione poteva contare fino ad un massimo di 223 uomini di truppa per due ufficiali in caso di guerra, con ricoveri di emergenza per ulteriori 221 soldati e 5 ufficiali. L'autonomia idrica era assicurata da una cisterna, che assieme alle scorte alimentari doveva garantire una resistenza di almeno un mese in caso di assedio. Era dotato di collegamenti telefonici e ottici. Il forte venne gradualmente ammodernato nel corso degli anni e si cercò di risolvere alcuni problemi di infiltrazioni emersi sin da subito, ma la rapidissima evoluzione nel campo delle artiglierie d'assedio lo rese rapidamente obsoleto.
Infatti, sebbene fosse stato progettato per resistere a colpi diretti di proiettili fino a 15 cm di calibro, nulla avrebbe potuto contro artiglierie più potenti. Tipologicamente molto simile al Forte Campo di Luserna, Forte Verle era stato realizzato negli stessi anni, 1908-1912, e dunque presentava gli stessi pregi e gli stessi difetti. La concezione era piuttosto moderna, con la separazione degli ambienti di alloggio da quelli di combattimento, l'adattamento al terreno, l'armamento principale in cupola corazzata, l'inserimento nella rete di fortezze della cintura di ferro degli altipiani. Inoltre la copertura era realizzata in calcestruzzo rinforzato da grandi putrelle di ferro e raggiungeva i 2,50 m nei punti più esposti. La vicinanza tra batterie e alloggi in questo punto, insieme alla scarsa profondità della galleria di collegamento tra i pozzi degli Obici, costituirono un punto debole della struttura, che divenne evidente quando il forte venne bersagliato ininterrottamente nei primi giorni del conflitto. Il forte presenta una pianta trapezoidale. Il blocco alloggi era organizzato su due livelli ed era concluso sul lato sud dalla sporgenza del cofano di Gola. Per quanto riguarda l'armamento, esso era dotato di ben 4 obici in cupola corazzata da 10 cm M09, di 2 cannoni a tiro rapido da 8 cm per il fossato e le adiacenze e ben 13 mitragliatrici. Inoltre erano presenti numerosi riflettori elettrici per l'illuminazione notturna, estesi collegamenti telefonici e ottici, una cisterna per l'acqua e adeguate scorte alimentari per resistere ad un assedio di durata variabile tra i 15 e i 45 giorni. 4 ufficiali e 167 uomini costituivano la guarnigione, formata da reparti di Landesschützen specificatamente addestrati al combattimento in fortezza.